Ciao a tutti, io sono Giulia e bentornati sul canale. Sì, lo so, di solito posto i video il martedì, però ieri era festa e per una volta che io non devo lavorare il giorno festivo me lo sono goduta facendo niente tutto il giorno. Oggi siamo qui per il book haul di ottobre, anche se in realtà non sarà solo book haul, ma sarà anche un haul di cosine da nerd barra fandom, quale sono io. Bello sostanzioso, tante offerte, tanti libri a piccoli prezzi. Partiamo subito. I primi di ottobre proprio, forse era anche fine settembre, ma avevo già girato il video book haul di settembre, mi sono incappata a Bologna in una libreria microscopica e mezza nascosta dell'usato, ma fornitissima, e potevo uscire senza niente? Assolutamente no. E ho preso questi due, ossia 900 di Alessandro Baricco, che fra l'altro ho già letto e finirà nel wrap up di ottobre, e Ultime notizie dalla famiglia di Daniel Pennac, perché li ho pagati 1,50 euro tipo, ecco. Ad ottobre ho preso anche finalmente il terzo della trilogia di Half Bed, ossia Half Lost di Sally Green, che purtroppo non ho ancora avuto tempo di iniziare, di cui sono a dire il vero curiosissima, e anche se ne ho sentito parlare non molto positivamente, però staremo a vedere. Poi ho preso, adesso cominciano le soddisfazioni più grandi di questo mese, finalmente è arrivato anche in Italia Illumine di Amy Kaufman e Jay Kristoff. Io dicevo sempre Amy Kristoff e Jay Kaufman, ma non importa. E sono contentissima di averlo preso perché lo desideravo tantissimo prima, quando ero in inglese, però diciamo che mi bloccava un attimo il fatto della lingua, che non essendo un libro romanzato avevo paura di trovarmi male, quindi quando ho saputo che sarebbe uscito in Italia, in italiano, mi sono armata di pazienza e finalmente è arrivato. Tra l'altro è veramente enorme. Nei video io lo vedevo ma non pensavo fosse così grande, cioè, a parte essere enormemente enorme, è anche proprio spesso, e quindi spero di leggerlo presto. Fra l'altro quel giorno ho visto questo segnalibro e ho detto, mio! Mi piacciono tantissimo questi qua della Legami, che poi con l'elastico fissare le pagine, e questo qui dice: le cose belle della vita o sono immortali o sono illegali o fanno ingrassare. Eccolo qua. È troppo carino, perché alla fine c'ha pure il porcello. Vabbè, basta. Quindi, libro nuovo, segnalibro nuovo. Ed infine, per concludere in bellezza il cartaceo, ho preso il libro pop-up di Harry Potter, perché sì, perché sapete il mio amore incondizionato e spassionato per questo mondo, e poteva mancare a me il libro pop-up di Harry Potter? Assolutamente no. Tra l'altro questo pagato, l'ho preso in inglese, preso ad un prezzaccio, perché l'ho preso tipo a 17 euro, quando in Italia in italiano costa sui 55. Mi sembra davvero davvero eccessivo 55 euro per questo. È fatto bene, è stupendo, è bellissimo, è da collezione, ma 55 euro sono un'esagerazione. 17 euro ho detto no, assolutamente mio. Fra l'altro vi lascio qui nelle schede il video che ho fatto dell'unboxing, o meglio della review, insomma, che l'abbiamo sfogliato insieme. I cartacei sono finiti, passiamo ora agli ebook, perché nel mese di ottobre ci sono state tantissime offerte di tantissimi libri che mi interessavano un sacco. È uscito l'ultimo libro di Matteo Strucul chiamato I Medici, e l'ho trovato, e lo trovate ancora mi pare, in offerta su Amazon a 99 centesimi. Dopodiché mi pare i primi di ottobre c'è stata una promozione su Amazon dove diceva che se tu ti iscrivevi alla newsletter per le offerte lampo sugli ebook, Amazon ti avrebbe regalato un ebook tra il 17 e il 20 ottobre, una cosa simile. E io mi sono iscritta alla newsletter e effettivamente poi l'ebook mi è arrivato. Potevi scegliere tra 5 ebook, mi pare. Io ho scelto di Ellen Bryan, Spose di guerra, perché era un libro che avevo adocchiato tempo fa e l'avevo anche messo nella mia wishlist. Poi, sempre a inizio ottobre,
Alessia Coppola, che è l'autrice di Alice from Wonderland, ci ha fatto sapere che aveva tutti i suoi libri, tutti i suoi ebook, erano, non mi ricordo se a 99 centesimi o a 1,99 € in promozione su Amazon. E quindi io, siccome non sapevo, cioè mi dispiaceva dare la priorità a un libro piuttosto che un altro, li ho ordinati tutti. E quindi ho preso, faccio vedere giusto la foto, questa qua di Alice from Wonderland, poi è famosissima quindi credo che tutti la conosciate. Ho preso la saga di Alice from Wonderland, quindi Alice from Wonderland, Alice through the Looking Glass e lo spin-off che è Blue Dream. Poi sempre di suo ho preso La Custode degli Abissi. Poi ho preso un libro sempre suo che credo sia l'inizio di una nuova saga che è Rebirth con il suo spin-off che è Soulmates e poi ho preso Vincolo di Sangue sempre suo. Il filo rosso non l'ho preso alla fine, non mi ricordo, dovrei cercare. Comunque questo è quanto. Come ultimi ebook vado abbastanza veloce perché sono tanti libri, quindi se mi metto a dire due parole per ogni libro non finiamo più. Come ultimi ebook ne ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben 8, perché mi pare sabato scorso c'erano su tutte le piattaforme che vendono ebook, quindi IBS, Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Giunti e quant'altro, praticamente avevano messo un'offerta solo per quella giornata 1800-1500 titoli a 1,99 €. La cosa positiva è che questo ho trovato anche dei libri novità, come questo, che è eccomi, tutto con la H, che è questo, che è Eccomi di Jonathan Safran. Per me è uno scioglilingua. Jonathan Safran Foer. Ok, ce l'ho fatta. Eccomi, che è il suo ultimo libro ed è una novità. Sempre di Foer, poi ho preso Molto Forte e Incredibilmente Vicini. Sì, Molto Forte e Incredibilmente Vicini. Perché di questo autore non ho mai letto niente, ma ne ho sentito parlare in ogni dove e solo che bene, quindi diamogli una possibilità. Poi ho preso... sono 9 libri, scusate. La lettrice di tarocchi di Jean Calogridis, non so come si chiama, perché io amo il mondo dei tarocchi, pratico i tarocchi, li adoro, bla bla bla. Poi ho preso, no, non dimmi che l'ho preso 2 volte, che imbecille, vabbè. Il canto del ribelle di Joan Harris, anche questo libro che era nella mia wishlist da tempo immemore e quindi l'ho preso. Vieni Andrea. Il dominatore. No, niente. Ho preso di Alma Katsu il dominatore, che non so se sia l'inizio di una saga. Immortal, in teoria si dovrebbe chiamare la saga, non lo so, non mi ricordo molto la trama, vabbè. Poi ho preso Paola Mastrocola dovrebbe essere, Una barca nel bosco, perché questo qui è un libro che avevamo letto in famiglia mia quando era uscito praticamente. Mi ricordo che avevo iniziato a leggerlo e mi stava piacendo molto perché era un ritratto della vita di oggi, della civiltà di oggi, che tende a giudicare senza conoscere, e lo trovavo esilarante ma anche tagliente e pungente soprattutto, e quindi io ho detto sì, recuperiamolo, che magari è la volta buona che lo finisco e mi piacerà pure, spero. Poi ho preso di Nick Hornby Non buttiamoci giù, perché mi ispirava. Dovrebbe parlare di
della storia di alcune persone che si ritrovano tutte su un terrazzo perché vogliono suicidarsi, quindi ognuna si racconta la sua esperienza. Adesso non so bene, le ho lette di sfuggita, è un motivo per cui non mi dico più parole di queste cose. E poi sempre di John Harris, perché di suo, a parte Cioccolano, non ho mai letto niente. E quindi ho detto, proviamo a leggere qualcos'altro. Allora ho preso anche Le parole segrete, che anche questo era nella mia wishlist da tantissimo tempo, ok? E poi ho preso anche La scuola dei desideri, sempre suo, eccolo qua. Perché avevo visto, volevo leggere qualcos'altro della Harris, però sinceramente pensavo di veder valutati i suoi libri con più stelline, invece vedevo tutti 2, 3, quindi ho cercato, visto che erano in promozione, non sapendo in che altro modo farci caso, ho provato a vedere quelli che avevano più stelline e più apprezzamenti. Infine ho preso di Rebecca Jones un altro libro che era nella mia wishlist da tanto, ed è La Contessa Nera. Perché avevo letto la trama, mi ricordo, tempo fa e mi aveva tanto 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 ispirato. Fra l'altro la copertina qui non rende. Io vi invito, dopo come al solito vi lascio il nome, tutti i libri citati giù nell'info box, i link, ma io vi invito ad andare a vedere questa copertina, perché è bellissima. Va bene, chiudiamo. Fine. Questo era il mio book haul. Poi il mese di ottobre è stato un mese in cui io ho deciso di concedermi 2 regalini molto nerdosi e da fandom, quale sono io, e sono esattamente 2 cose, anzi una l'avete già vista nello sfondo dei miei ultimi video, l'altra non l'avete ancora vista, sono queste 2 Funko Pop. Mi sono finalmente presa Harry Potter e il con il suo Sorting Hat sulla testa, che fra l'altro è fatto benissimo, ma forse ve l'avevo già fatto vedere, ho un déjà vu. Non importa, ve lo faccio rivedere perché è estremamente bello. C'è il cappello parlante che ha fatto benissimo. Eccolo qua, lui che è seduto sulla sua seggiolina, sul suo sgabello, e si tiene allo sgabello. Ed è fatto proprio bene, è proprio carino. E mamma mia, sono proprio pessima a fare queste robe, traballa tutto. Eccolo qua. Perché ovviamente, essendo la mia saga preferita e tutto preferito, volevo avere un Funko Pop di Harry. Ed infine ho preso Il Professor Dumbledore. L'ho preso in questa versione perché in realtà mi piacciono tutte e 2 le versioni di Silente. È fatta benissimo, ha il cappello con la ciocca d'oro, tutti i ghirigori, ha la bacchetta, non so se lo vedete qua, la bacchetta di Sambuco, la barba legata, è proprio fatto bene, capelli dietro, mi piace tantissimo, e fra l'altro gli occhiali hanno pure tipo le lenti, vedete il riflesso. Mi piacevano entrambe le versioni, sia questa che quella con il vestito fucsia, e penso che è quella la versione dei primi 2 del primo film, e penso che me la procurerò. Ho scelto questa perché mi era capitata in offerta, avendola messa nel carrello ma mai acquistata. Un giorno mi è arrivata l'avviso che era praticamente stata ribassata a 6 euro con spese di spedizione, e quindi ho detto vabbè, mio. Ho deciso di prenderla e basta, sono molto felice. Adesso vi rimetto al vostro posto. 1 e 2. Ok, bene, per oggi era tutto. Come al solito vi invito ad andare a seguirmi su tutti i social che trovate in info box, Facebook e Instagram. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa avete acquistato voi, cosa ne pensate dei miei acquisti. Ci accogliamo, che va sempre bene. Vi mando un bacione e al prossimo video, che molto probabilmente sarà il wrap up di ottobre. Ciao!